Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. È una sorta di appuntamento monotematico quello che vivremo insieme per festeggiare l'Europa, perché è stata una settimana importante che vogliamo rivivere insieme a voi. E quindi il primo argomento è proprio la seduta solenne del Consiglio regionale per la festa dell'Europa. Facciamo diventare il 25 aprile il giorno europeo della liberazione dal nazifascismo. E poi è stato istituito il premio di laurea David Sassoli, approvazione con voto favorevole all'unanimità. E poi tutte le iniziative del Consiglio regionale per la festa dell'Europa, che appunto viene ricordata il 9 maggio. Allora, il primo argomento riguarda la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana dedicata alla festa dell'Europa. Si è aperta con l'inno alla gioia e con l'inno di Mameli, suonati dall'orchestra Sarà Banda della scuola secondaria di primo grado Massimiliano Guerri di Reggello. Il Presidente del Consiglio regionale, dopo il saluto alle autorità intervenute e al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, anch'esso presente appunto in aula, ha aperto una riflessione sui valori, sui risultati e le prospettive dell'Unione Europea. L'Europa ha bisogno di un nuovo progetto di speranza che accomuni e che possa incarnare i nostri valori e la nostra civiltà. Il 70% delle norme sono leggi europee, direttive europee che devono essere attuate con norme nazionali o regionali, sono indirizzi che vengono da organi comunitari. Ma contemporaneamente guardate le risorse per i nostri servizi. Una regione che ha 1.300.000.000 di bilancio, in realtà nei prossimi 6 anni avrà 6.600.000.000 di progetti, 6.120 progetti che vengono dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fondi europei, e 3.300.000.000 di progetti che nascono dal cofinanziamento fra la Regione e l'Europa nei fondi strutturali, il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo, il Fondo per le Regioni Marittime, il Fondo per l'Agricoltura. Ecco che l'Europa quindi convive, vive con noi e anima le nostre comunità, e allora noi ci dobbiamo sentire europei. La generazione Erasmus è la generazione che dà il senso di come, superando la barriera della lingua e integrandosi sul piano degli studi, prima di tutto ci si sente europei, e è il lavoro che come Regione Toscana dobbiamo fare. Oggi abbiamo necessità che la Toscana giochi sempre più un ruolo da protagonista in Europa, perché solamente con politiche comuni è possibile ridurre le disuguaglianze, è possibile fare un modo che un bimbo che nasca anche nel più piccolo territorio della nostra regione abbia gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce a Francoforte o in Baviera. Abbiamo bisogno di Europa, lasciatemi dire, di un'Europa realmente democratica, di un'Europa che sappia riscoprire le proprie radici, la propria identità democratica e cristiana, di un'Europa che faccia sorgere negli europei il sentimento comune di appartenenza e che sappia trattare in modo congiunto e in modo solidale questioni importanti, come potrei citare quella dell'immigrazione. L'Italia sta superando gli anni difficili del Covid, abbiamo bisogno di riscoprire le origini di quella che doveva essere l'Europa dei Salvemini, degli Spinelli, degli Ernesto Rossi e del Manifesto di Ventotene. Quello spirito ci deve appartenere, ci deve stimolare. Ecco, in questo senso possiamo dirci orgogliosamente toscani, italiani ed europei. Per un'Europa libera e unita, era il titolo originale del Manifesto di Ventotene, che è stato scritto appunto durante l'esilio, durante il confino nell'isola di Ventotene, e da degli illuminati che hanno pensato a una federazione europea che fosse fondata sui principi della pace, della coesione, della collaborazione, per superare i 30 anni di guerre, che possono essere detti quasi ininterrotti, tra la prima e la seconda guerra mondiale, e che avevano devastato l'intera Europa. Questo appello oggi, questo titolo, diventa più attuale che mai di fronte ai venti di guerra che ormai da più di un anno soffiano ai confini dell'Europa, perché i principi di pace sono qualcosa che per essere coltivati hanno bisogno di essere estesi.
Facciamo nostro questo titolo, facciamo nostro il manifesto e crediamo che mai come oggi ci sia bisogno di un'Europa forte all'interno di un sistema multilaterale, in un mondo particolarmente complesso dove la pace deve essere cercata con tutti i mezzi. La Toscana festeggia la festa dell'Europa e si colloca sempre più in un contesto internazionale come regione d'Europa. Questa è la sfida alla quale siamo chiamati ciascuno di noi a rappresentare i cittadini toscani, a collocare il futuro dei nostri giovani. Per questo vogliamo costruire la solennità di un festeggiamento che entri nel cuore e nella testa dei cittadini toscani. L'Europa è la nostra forza, se ricordiamo le parole di David Sassoli, ed è il nostro futuro. Quindi è giusto festeggiarlo e mi sembra opportuno comunicare, che forse non tutti lo sanno, ma a livello di istituzioni europee c'è l'intenzione di rendere il 9 maggio proprio festa di tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Noi come italiani parteciperemo, ecco, proprio sosterremo questa cosa, però noi in Toscana già festeggiamo, vediamo qui oggi questo consiglio, ma poi tanti eventi in tutte le nostre città, località più sperdute, se intendono, ovvero fare qualcosa, esporre la bandiera europea, che, ripeto, è la nostra forza e la nostra cultura. La visita del Ministro è legata anche all'Istituto Europeo, un'istituzione tra le più famose per la ricerca e dottorati in ambito europeo, finanziato direttamente dall'Unione Europea. Il Consiglio Solenne vuole testimoniare il ruolo delle regioni e della regione toscana nel processo di unificazione dell'Unione Europea, dei popoli europei, perché come sapete noi siamo per un'Europa delle patrie, dei popoli che sappia riconoscere nelle proprie radici il proprio futuro. Noi per troppo tempo, mi permetto di dire, abbiamo quasi ignorato che la dimensione comunitaria fosse fondamentale sotto un profilo non solo di risorse ma sotto un profilo istituzionale. L'Europa oggi è parte integrante del nostro sistema giuridico. Noi, le fonti stesse, dalle direttive, arrivano nel nostro ordinamento, devono essere applicate e quindi hanno una funzione importante per disciplinare aspetti fondamentali della nostra vita. Quindi nel momento in cui noi andremo poi, anche tra un anno, a scegliere i nostri rappresentanti al Parlamento Europeo, sarà molto importante comprendere e capire da parte dei cittadini quanto scegliere dei buoni rappresentanti sia fondamentale anche in vista di sfide importanti. Penso anche al patto di stabilità che andrà ridiscusso. Quindi ecco, sempre più centralità dell'Europa, sempre più centralità anche nel rapporto tra Europa e regioni. E il Consiglio regionale della Toscana celebra annualmente la festa dell'Europa mediante l'organizzazione di eventi, di iniziative volte proprio alla promozione, all'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione Europea. Nel 2022 aveva debuttato un premio di laurea e adesso istituisce in modo strutturale il premio di laurea David Sassoli dopo il successo riscontrato dalla prima edizione. Il riconoscimento è quindi assegnato ogni anno alla tesi di laurea discussa negli Atenei della Toscana sul tema l'Europa, le regioni, i cittadini, in memoria dell'ex presidente del Parlamento europeo, nato a Calenzano, quindi toscano, scomparso nel gennaio del 2022. La scadenza del termine per partecipare è il 31 luglio. Il tema per un premio che è stato istituzionalizzato con una legge dall'ultimo Consiglio regionale, ricordiamo, votato all'unanimità, resta sempre lo stesso: l'Europa, le regioni, i cittadini. Sono particolarmente orgoglioso della legge che abbiamo appena approvato, una legge che sostiene i premi di laurea, le migliori tesi di laurea sull'Europa, un modo per ricordare un grande uomo delle istituzioni, David Sassoli. Negli anni di impegno come Presidente del Parlamento europeo ha cambiato il modo di vedere l'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che unisce, un'Europa della solidarietà. E allora premiare i giovani che eccellono in queste materie è davvero un modo per portare avanti l'impegno e il pensiero di David Sassoli. Sassoli è una figura importante per la Toscana, per l'Europa. In avvicinamento alle giornate dell'Europa, ovviamente una istituzionalizzazione di una borsa di studio importante per dei premi di laurea, di una legge che diventa istituzionale del Consiglio regionale, sarà duratura nel tempo, l'idea di premiare dei ragazzi che con la ricerca, ovviamente parlando, il ricordo di Sassoli, parleranno dell'Europa, del nostro ruolo. La Toscana è sempre più città
una regione d'Europa, e in questa ambizione ovviamente il Consiglio regionale vuole premiare i migliori studenti, i migliori laureati che nella nostra regione dedicheranno i propri studi, le proprie tesi di laurea a quello che è, diciamo, uno dei padri della nostra Europa. Questo è un attestato di stima, io ho firmato molto convintamente questo testo di legge, che rimane a questo punto una legge del Consiglio regionale e una legge che arriva, diciamo, a testimonianza di quanto la Toscana sia sempre di più una regione d'Europa. All'unanimità, come era già accaduto in Commissione Europa, come era già accaduto in prima Commissione, l'Aula ha deciso di approvare una proposta di legge che istituzionalizza il premio di laurea intitolato a Davide Sassoli. Questo cosa significa? Significa che da oggi in poi questo riconoscimento, questa iniziativa che si rivolge ai giovani laureati, diventa patrimonio di tutto il Consiglio regionale e quindi è un appuntamento che diventa fisso da qui ai tempi che verranno, e questo è un tema che era emerso già in occasione della prima edizione, dove ci eravamo tutti detti che doveva essere qualcosa che si stabilizzava e che diventava strutturale. Una figura che ha rappresentato la nostra nazione, la nostra Toscana, soprattutto in Italia e in Europa, è stata una figura istituzionale, grandissimo giornalista, ma anche una figura istituzionale, e credo che questo debba essere da sprone per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, di un esempio, di una persona equilibrata, anche se politicamente eravamo e siamo su due sponde diverse, ma credo che assolutamente bisogna riconoscere il valore, l'esempio, la professionalità, la serietà di un personaggio come Sassoli, per cui credo che questo sia veramente un risultato importante per la nostra collettività, ma soprattutto una scelta importante per quanto riguarda la regione Toscana. E parliamo quindi del giorno dedicato all'Europa, ovvero il 9 di maggio. Ma come mai proprio il 9 di maggio in un certo senso si festeggia l'Europa? Perché è la commemorazione della dichiarazione di Schuman, che risale al 9 maggio del 1950, rilasciata dal ministro degli esteri Robert Schuman per formare una comunità europea del carbone e dell'acciaio. Il Consiglio regionale quindi ha aperto la porta del Media Center dedicato alla memoria di David Sassoli, che nella sua azione politica, proprio come ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, da Presidente del Parlamento a Strasburgo ha riacceso la speranza di costruire un'Europa diversa, migliore, finalmente dei popoli. Quindi sono tantissime le iniziative presentate, e poi c'è stato anche nei giorni precedenti l'invito dei comuni toscani di illuminare i palazzi pubblici di blu, proprio il 9 di maggio. Ogni anno la festa dell'Europa cresce per far capire alle cittadine e ai cittadini quanto sia importante investire sull'Europa. E noi lo abbiamo voluto fare ricordando un grande uomo, un grande presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, con una legge ad hoc istituendo il sostegno alle migliori tesi di laurea che parlano di Europa. Lo facciamo con la presenza di Nana Malaschia, che è stata una attivista che a Tbilisi l'8 di marzo ha sventolato con coraggio la bandiera dell'Europa. Quella bandiera è segno di equità, di giustizia, di riscatto sociale, di più diritti, e lo ha voluto fare con forza anche mentre gli idranti della polizia tentavano di allontanarla. E infine i nostri monumenti, che saranno illuminati del colore della bandiera europea, l'azzurro, proprio nella giornata odierna, nella serata odierna, e che vogliono mandare un messaggio di speranza, perché l'Europa è prima di tutto speranza. Per noi è una giornata di festa che vogliamo condividere con le nostre amministrazioni comunali della Regione Toscana. Illuminare i nostri municipi, i nostri monumenti di azzurro, è un segnale di libertà, un segnale di festa, un messaggio di pace che nasce dalla Toscana, che sempre più si consolida quale regione d'Europa. Sentirsi europei per ciascuno di noi è un sentimento che ci unifica, che ci rafforza, che chiede un grande segnale di pace a quella che è un conflitto ormai che da troppo tempo rischia di passare inosservato. Troppe persone stanno
muovendo in queste ore, in questi giorni, nel silenzio più assoluto, e noi vogliamo fare un grido di richiesta di pace che parte dalla Toscana, perché in Europa non ci possa essere più un conflitto, perché si possa convivere, perché il popolo ucraino possa sentirsi membro e parte integrante della nostra grande comunità, libera diciamo, dall'oppressore russo che in questo momento sta continuando a invadere il proprio territorio. Noi in questi anni abbiamo cercato di riempire di contenuti la Commissione Europa, e nel rapporto virtuoso che è nato di condivisione, del confronto tra posizioni politiche, ovviamente c'è stata la possibilità di mettere in campo una serie di iniziative. Quelle che abbiamo presentato oggi servono a contrappuntare questo sforzo, quindi la nuova edizione del bando per le tesi dedicate a Sassoli, poi il coinvolgimento dei comuni per quanto riguarda l'illuminazione dei monumenti, e poi la giornata del 16 con questo incontro con la signora Nana Malaschia, che servirà a mettere in evidenza anche diciamo, una volontà di rapporto con le questioni e con i temi che sono anche al di fuori dell'Europa, perché ci sono tanti paesi che osservano l'Europa caricando anche di aspettative e di speranze magari un rapporto con essa. E quindi questo incontro servirà ovviamente con tutte le proporzioni del caso, con le competenze e soprattutto anche un'emozione di un incontro soprattutto di umano, anche a mettere in evidenza questo tema, con un occhio di riguardo stavolta anche alla bandiera europea, che è uno dei simboli insieme all'inno che in questi anni tutti insieme abbiamo cercato di evidenziare e soprattutto di porre all'attenzione generale. E vi abbiamo cercato di raccontare una settimana di lavori nel Consiglio regionale della Toscana, dal 4 di maggio, giorno appunto del Consiglio, fino al 9, la giornata dell'Europa. Per tutte le informazioni, gli aggiornamenti, gli approfondimenti, c'è sempre la pagina, il sito più che altro gestito proprio dal Consiglio regionale della Toscana, www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento tra 7 giorni, come sempre qua, dentro il Consiglio. Thank you.